Namastê. Benvenuta a Canale Guiano Yoga. Io sono Rachele e con questo video adatto a tutti i livelli, soprattutto alle persone che hanno problematica alla schiena, lavoreremo con le asana in maniera di rinforzare e tonificare le anche e la zona lombare. Se sei nuovo nel canale, non dimenticare di iscriversi qua di sotto, un pulsante rosso, lasciare mi piace in questo video. E lascerò da qualche parte di riscaldamento per questa lezione. In questa maniera possiamo allungare la nostra pratica, rinforziamo, tonificiamo, allungiamo i muscoli delle anche, del pavimento pelvico e dell'addome, in maniera di sostenere meglio la nostra schiena senza sopraccaricare le arti inferiori e accumulare tensione alla cervicale. Quindi, mettetevi bene, posizione comoda, spalla ben aperta, lontana dalle orecchie. Inspira e espira. Lascia andare pensieri, problemi e concentrati sulla pratica di adesso. Vai con i tuoi limiti e il tuo tempo, non ti preoccupare con quello che sarà successo in futuro. Concentrati sul tuo respiro e il tuo corpo, soprattutto le risposte che il tuo corpo ti darà a lungo della pratica. Cerca di mantenersi sempre comodo e non esagerare nelle asana. Inspira, solleva le braccia ed espirando allunga in avanti. Spinge la mano in avanti allo stesso momento che spinge sedere indietro. E con il prossimo inspiro, spinge il busto in avanti. Scendi un pochettino con il bacino, contrai bene il gluteo. Espira, piega il gomito, scende con il busto. Inspira, solleva. Espira, ritorna. Spinge bene il busto in avanti. Inspira, ritorna. Espira, contrai, scendi. Inspirando, solleva il busto. Espira, ritorna. Molto. L'ultima volta, inspira in avanti. Espira, scendi. Inspira, solleva ed espirando, ritorna alla posizione di partenza. Inspirando, scivola con la mano verso il viso, siediti sul plantare, apri bene le spalle. Inspira ed espira. E con il prossimo inspiro, solleva le mani. E spinge il busto in avanti, espirando, ritorna. Mi raccomando, non è portare il busto in avanti e poi sollevarsi, è contrarre bene i glutei in maniera di spingere il busto e sollevare, spingendo sempre i bacini in avanti. Inspira su, molto, ancora inspira. Espira, ancora un paio di volte, inspira su, espira giù, ultima volta, inspira, espira e ritorna con la mano appoggiata, ginocchia larga quanto il bacino, polsi larghi quanto le spalle, inspira, punta i piedi, inarca la schiena, guarda in avanti. Espira, schiena della gobba, inala, inspira, punta, espira, ultima volta, inspira, espira, molto, e con il prossimo inspira, riprendi quadrupedia, porta la mano leggermente più in avanti, punta i piedi, espirando. Cane che guarda in basso. Adho Mukha Svanasana.
Porta il petto sempre più vicino possibile dalla coscia. Se c'è troppa tensione sulla parte posteriore della gamba, solleva un pochettino il talone, piega leggermente le ginocchia. Inspira e espira. Ancora un paio di respiri. Inspirando, cammina verso le mani, piega le ginocchia e sale. Adesso, spalla bene aperta, lontana dalle orecchie, braccia leggermente staccate dal corpo, piedi paralleli, larghi quanti bacino, intreccia le dita ed espirando, palmi verso l'esterno. Prendi bene la posizione, inspira, solleva le braccia. Porta le scapole chiuse all'indietro, teniamo bene la posizione ed espirando, piegamento all'indietro. Inspira di torno, espira in avanti, polsi, spalle e anche nella stessa linea. Inspira di torno. Inspira ed espirando, braccia alla destra, laterale, spalla bene aperta, lontana dalle orecchie, scendi quello che si può scendere senza pesare il bacino. Inspira, ritorna, espira dall'altra parte. Evita il movimento, controlla il tuo pavimento pelvico. Inspira, ritorna, scendi con le mani nella stessa altezza del petto. Prendi bene la posizione. Inspira ed espirando, torsione, porta le braccia alla destra e il bacino alla sinistra. Guarda la sinistra, allungando bene i dorsi. Inspira, ritorna, espira. Tira dall'altra parte. Inspira, ritorna ed espirando, rilassa e riprendi. Tadasana. Piedi paralleli, larghi quanto il bacino, intreccia le dita all'indietro della schiena, gira le spalle all'indietro, chiudi le scapole, inspira, solleva le braccia. Anche qua evita di inarcare la schiena, schiena bella dritta, solo le braccia sollevate. Prendi bene la posizione ed espirando scendi con la schiena bella dritta, petto verso le ginocchia e lascia che le braccia vadano oltre la linea della testa, sempre più vicina possibile dal pavimento. Inspira, solleva le braccia ed espirando rilassa le braccia. Abbraccia il gomito e lascia cadere il peso del corpo in avanti. Se c'è troppa tensione alla parte posteriore del ginocchio, piega leggermente per favorire l'allungamento di tutta la colonna vertebrale, creando così spazi tra le vertebre, eliminando la tensione di tutta la schiena. Inspira, piega le ginocchia ed espirando, ritorna in Tadasana. Mantieni i piedi paralleli larghi quanto il bacino, la spalla bene aperta, lontana dalle orecchie. Inspira, solleva le braccia. Ed espirando, piega le ginocchia, portando il bacino all'indietro e lasciando le ginocchia nella stessa linea della caviglia. Apri bene le braccia, mantieni la schiena più dritta possibile. Attenti a non sovraccaricare la schiena, la zona lombare. Ed espirando, ritorna.
Prende bem no Tadasana. Inspira, soleva le braccia. Ed espirando, mano sinistra in avanti, destra all'indietro. Mantieni le anche belle ferme. Inspira. Inspirando, ritorna. Ed espirando, mano destra in avanti, sinistra all'indietro. Spinge il bacino in avanti. Inspira, ritorna. Ed espirando, abbassa le braccia. Mantieni Tadasana, piedi paralleli, largo quanto i bacini, schiena della dritta, spalle lontane dalle orecchie. Inspira, solleva le braccia. Mani saluti indiano. Espira, piega le ginocchia e porta la mano verso il petto. Attenti a spostare il bacino più indietro possibile. Ginocchia sopra la linea della caviglia. Inspira ed espirando, gomito destro, ginocchio sinistro. Apri bene il petto, guarda il soffitto. Inspira, ritorna ed espirando, gomito sinistro, ginocchio destro. Inspira, ritorna ed espirando, riprendi Tadasana. Inspira, braccia là indietro, afferri il gomito. All'indietro della schiena, prendi bene la posizione, contrai bene i glutei ed espirando, piega di nuovo le ginocchia, porta il busto in avanti e il bacino all'indietro. Attenti alle ginocchia, dovete vedere tutto il vostro piede. Inspira ed espirando. Ritorna. Con il prossimo inspiro porta il piede più largo che il bacino. Prendi bene la posizione, spalla sempre bene aperta, lontana dalle orecchie. Inspira, solleva le braccia ed espirando, piegamento in avanti, allunga bene. Se riesci, afferra la caviglia, testa verso basso. Inspirando, mani sul tappetino, spinge, guardi in avanti. Espira, rilassa. Porta le mani in salute indiano. Inspira. Ed espirando, piega le ginocchia, gomito verso le ginocchia, spalla bene aperta. Qui evita cadere in questa maniera. Spalla bene aperta. Il gomito spinge le ginocchia e la contrazione dei glutei ti aiuterà a mantenere la posizione. Inspira. Espira. Ed espirando, mani sul pavimento. Solleva i bacini. Inspira, solleva le braccia. Ed espirando. Scendi con le braccia. Con il prossimo inspiro porta i piedi paralleli con la punta verso di te. Inspira, solleva le braccia ed espirando piega le ginocchia a destra, porta le braccia all'indietro, apri. Molto bene. Inspira. E espira. Ed espirando, ritorna con la mano sollevata. Inspira. Ed espirando, piega le ginocchia a sinistra. Braccia all'indietro, guarda in avanti. Ancora un paio.
Ed espirando, ritorna con la mano sollevata. Inspira. Espira, scendi con le braccia. Chiudi i piedi e rimettiti in tavola. Inspira, solleva le braccia ed espirando, piegamenti in avanti. Abbraccia il gomito, lascia cadere la testa. Elimina la tensione della schiena. Piega le ginocchia. Porta la mano all'indietro. E ci sediamo con la gamba bella distesa in avanti. Inspira, solleva le braccia, ed espirando, ferma i piedi. Schiena bella dritta, anche qua. Evita lasciare la schiena gova. Se non riuscite a afferrare i piedi, non c'è nessun problema. Porta la mano sulla tibia, l'importante è schiena bella dritta e la spalla lontana dalle orecchie. E inspirando, ritorna alla posizione di partenza. Porta i piedi a contatto con il tappetino. Abbraccia le ginocchia. Inspira. Porta i petti in avanti, in apertura del ginocchio. Espira, schiena gova all'indietro, mento verso i petti. Inspira. Apre. Espira. Chiudi. Ultima volta, inspira, apri. Espira, scendi e appoggia bene la schiena. Inspirando, piede destro sopra la coscia sinistra, porta in mento verso il petto. Inspira ed espirando, abbraccia la gamba sinistra e porta la coscia sempre più vicino possibile dal petto. Espira, ritorna con tutte e due i piedi appoggiati. Inspirando, piede sinistro sopra la coscia destra, prendi bene la posizione. Inspira ed espirando. Abbraccio la gamba destra. Porta la coscia sempre più vicina possibile dal petto. Mento sempre più vicino possibile dal petto. Inspira ed espirando, ritorna alla posizione precedente. Inspira, porta le braccia alla croce e solleva le ginocchia. Ed espirando, scendi con le ginocchia verso la destra, viso alla sinistra. Cerca di scendere il più possibile con le ginocchia verso il pavimento senza sollevare troppo le spalle. Inspira e espira. E con il prossimo inspiro, solleva le ginocchia, espira ginocchia verso la sinistra, viso alla destra. Inspira, solleva la gamba, braccia lunghe al corpo, espira, rilassa. In Savasana. Inspirando, porta il plantare sul tappetino, giri il corpo alla destra. Ed espirando, ci rimettiamo a sedere con la gamba incrociata oppure in avanti, come preferite. Ricordando di non esagerare con le posizioni, soprattutto se ha la zona lombare infiammata. Gli esercizi vanno bene. Devono essere fatti tutti i giorni, però se hai troppo dolore ti consiglio di andare da un dottore e vedere quale problematica ha nella tua lombare. Se ti è piaciuto questo video,
Lascia il mi piace qui di sotto, qualche commento, così posso migliorare sempre di più. Namaste. Grazie.